Sempre dal Palafiori di Sanremo per Book Sprint Edizioni, oggi vi presentiamo la storia, una storia autobiografica di una donna straordinaria che ha voluto condividere l'amore per suo marito, ma non solo, ha voluto condividere proprio tutta la sua vita con i suoi lettori. Parliamo di Elisa Nizzoli. Buongiorno, ciao Elisa, buongiorno, ciao, benvenuta. Ciao. Grazie, grazie a voi. E allora parliamo di te partendo dal libro Ciao amore mio. Diciamo sì. Che Ciao amore mio parte descrivendo, narrando la tua storia d'amore con tuo marito e quindi che purtroppo è venuto a mancare per un incidente autostradale. Però da lì poi insomma andiamo a scoprire tutto quello che riguarda la tua vita. Parliamo proprio cominciamo dall'inizio. Io ho scritto questo libro come sorta di diario personale in cui volevo racchiudere le mie emozioni, i miei sentimenti, volevo una valvola di sfogo in tutto quello che mi era successo, che era capitato a mio marito. E allora ho incominciato a scrivere questo diario sul mio portatile fino a che da subito, perché è stato proprio una mia valvola di sfogo. Voglio precisare che il mio sogno è sempre stato quello di scrivere un libro, perché comunque sono una accanita lettrice, quindi il mio sogno era quello e mio marito lo diceva sempre: dai Eli, segui la tua passione, se ti piace scrivi. E così ho fatto, ho scritto questa sorta di diario che alla fine è diventato un libro in cui racconto appunto della morte. Ma non è un libro che parla solamente di morte, non mi sono mai crogiolata nel dolore, perché non si può crogiolarsi nel dolore. Che cosa è successo quel giorno? È successo il 24 maggio del 2012 e mio marito era nel direttivo dell'associazione Avis del nostro paese e stava andando appunto alla riunione per organizzare questa festa e è fuoriuscito di strada andando piano e non mi hanno mai saputo dire le dinamiche precise dell'incidente, perché nemmeno i poliziotti, nemmeno comunque i pompieri hanno capito nettamente la dinamica di questo incidente. È stato un incidente dettato dal destino. Né tu hai voluto più di tanto indagare? Perché No, non ho voluto indagare, non ho voluto, perché se avessi dovuto indagare mi sarei soffermata sulla rabbia. Appunto per aver perso mio marito e anche il papà di mia figlia. E invece io ho voluto abbandonare subito la rabbia per divenire una brava mamma e una brava donna. Ho cercato di abbandonare la rabbia per lasciare qualcosa di positivo in questa mia vita che era successo. Ti soffermi anche molto sulla parte burocratica. Sì. Io leggevo in un articolo che dicevi ora potevo toccarlo, posso baciarlo, certo signora che può baciarlo, e lì però l'hai appunto sentito freddo. Puoi raccontarci questa parte del libro? Sì, ho scritto questa parte, questo pezzo, questo passaggio nel momento in cui mio marito era in camera mortuoria e quindi praticamente ho voluto comunque abbracciarlo per l'ultima volta e il suo corpo era totalmente freddo, non era più lui. E poi dopo c'è stato appunto tutto questo iter burocratico, perché non tanto noi eravamo sposati in chiesa, in comune, cioè tutto fatto nella giuste cose, ma in quanto appunto lui e io siamo genitori di una bimba, all'epoca aveva 3 anni e mezzo, di un minore, quindi per la legge italiana non è Carlotta, che è il nome di mia figlia, è un minore, e quindi come tale questa minore deve essere tutelata. E io mi sono detta, tutelata da chi? Comunque rimango la mamma, cioè è successo oltre il danno la beffa, cioè perché appunto tutto quello che diciamo era di mio marito, presumo che io e mio marito ci siamo sposati da poco, abbiamo ristrutturato casa, quindi non è che avessimo cifre a volontà sul nostro conto corrente, viene diviso tra la moglie e la figlia, solo che la parte della figlia viene vincolata fino al 18° anno d'età in soldi, cui tu non puoi accedere, certo, o puoi, certo, accedere in base al tribunale dei minori. Quindi viene nominato un giudice tutelare della bambina e tu rimani lì e dici, cavolo,
attonita, cioè, perché e poi dopo c'è tutto un iter burocratico infinito, pazzesco, perché diciamo che questo iter burocratico comunque si paga, cioè nulla ti viene dato gratis, c'è un notaio, c'è un avvocato, ci sono tasse, marche da bollo e tu rimani lì già con da sola, senza comunque la tua metà, a crescere una figlia di 3 anni e mezzo, in più hai una serie infinita che subito, da subito ti si viene praticamente messa davanti, cui tu per fortuna eri ignara, però devi fare, non c'è nulla. Che secondo me quello è stato ancora più freddo di qualsiasi altra cosa che tu hai percepito. Io nel mio libro dico che la burocrazia italiana mi ha violentata. Una violenza. Una violenza, perché anche io e mio marito avremmo voluto un secondo figlio, certo. Lui voleva il maschietto interista e quindi dopo 2 settimane, appunto 3 settimane che è successo il fatto, mio marito aveva un'assicurazione e il perito dell'assicurazione anche ha fatto il suo lavoro, io non ce l'ho né con avvocati né con notai né con periti, perché loro hanno eseguito anche molto bene il loro lavoro, quindi non è un overscritto contro gli avvocati, contro questi lavoratori che sono bravissimi, hanno svolto veramente il loro lavoro in modo corretto. Mi ha chiamato questo perito chiedendomi appunto di fare un test di gravidanza, anzi un'ecografia, per appurare che non ci fosse un altro minore, perché comunque ci sarebbe stata la divisione ancora, io assicurata, perché comunque ero sicura, no, guardi, quindi ho dovuto fare... Diciamo che non ti sei neanche potuta concentrare su quello che era stava, il tuo dolore, continua, quello che stava accadendo. Continua. Ogni giorno ero ossessionata, vedevo il cellulare, oddio. Da piccola sognavi la famiglia, giocavi con le Barbie e sognavi la tua famiglia felice con tuo marito. Cosa che hai avuto? E che l'ho realizzata. A 27 anni lei. A 27 anni. Conoscendo lui, sposando lui. Diventando genitori. Per me era il mio sogno realizzato, è il mio sogno realizzato, perché comunque lui ha realizzato tutti i miei sogni, non ce n'è uno che non si è realizzato. Ecco, vedo che tu tuttora oggi ne parli con il presente, è un sogno realizzato, anche il titolo del libro dice ciao amore mio, non addio amore mio. Il mio non sarà mai un addio, il mio rimarrà per sempre un ciao amore mio, perché... io sono credente, ci sono diventate di più con questo libro, con quello che mi è successo e il mio ciao amore mio è legato alla mia presenza assenza. Io definisco sempre, diciamo, mio marito questa presenza assenza costante, che queste 3 parole messe insieme non stanno, cioè non sono veramente una il contrario dell'altra, ma che per me è proprio il legame che ho con lui. Io mio marito non dirò mai ciao, cioè addio, dirò sempre ciao, perché abbiamo una bimba. Nella prima parte del libro ti concentri sulla vostra storia d'amore, nella seconda parte invece ti concentri un po' su quello che è accaduto nella tua vita e quindi ritorni anche un po' indietro nel passato, perché hai superato anche, diciamo, dei momenti abbastanza duri e importanti, ne vogliamo parlare? Sì, io sono una ragazza e purtroppo come tante ragazze a un certo punto si arriva ad affrontare, a metterci a confronto una ragazza, una donna rispetto all'altra e si vede quella più magra, quella più filiforme e quindi sì, io ho attraversato questa malattia che è l'anoressia, prima l'anoressia e poi la bulimia per 2 anni e sono stati 2 anni in cui avevo 16 anni, quindi non avevo la maturità che ho adesso e proprio mi sono lasciata proprio prendere da questa malattia che prende sopra solo la mente e arrivando anche a veramente ero uno mi chiamavano lo stuzzicadenti con le scarpe, ero molto magra, non mangiavo più, mangiavo una mela al giorno, non mi lavavo nemmeno i denti perché mi avevano detto che il dentifricio ingrassava e quindi non. E poi a un certo punto è successa una cosa e ho detto no. Voglio vivere. Adesso insomma se ho questi 2 chiletti o 3 chiletti o 5 chili in più non interessa e quindi l'ho
L'ho affrontata piano piano da sola, devo essere sincera, l'ho affrontata anche da sola, perché comunque i genitori si erano accorti di tutto, ma però c'era un'altra mentalità, cercavano un attimino di nascondere. Anche l'accettazione, cosa, magari. L'accettazione, bravissima. E però piano piano ce la si fa in tutto, basta metterci testimonianza, non tante, insomma, il cervello, ma il cuore, qualsiasi cosa che parte, che si fa dal cuore, è proprio un risultato che conquisti, quindi... Una donna forte, Donatella. Abbiamo una donna forte di fronte, sì. Elisa, noi siamo arrivati quasi al termine di questa bellissima conversazione e intervista. Io vorrei chiederti, innanzitutto ti dico, la tua storia mi ha ricordato molto, e siamo anche in tema, la storia di Dalida con Luigi Tenco, che appunto la canzone dice ciao amore ciao. Lo stesso era un sogno realizzato per entrambi, là in circostanze diverse, ma anche lui, Luigi, va via per sempre. Sì. Però lei con una grande forza sale lo stesso sul palco di Sanremo e canta la sua canzone. Credo che tu stai facendo lo stesso. Io sto facendo lo stesso, perché da quando è morto mio marito è una persona eccezionale, sempre nel sociale, sempre un sorriso con tutti, non si tirava mai indietro se c'era da aiutare, lui proprio aiutava qualsiasi persona, era un bravissimo papà, un bravissimo figlio, quindi io mai avrei detto comunque di arrivare a determinate cose che mi sta dando questo libro. Non so se dovrei dirlo, io sono andata in udienza anche del Papa, sono riuscita a dare il libro al Papa, il Papa mi ha mandato 2 settimane fa una lettera di risposta e per me è stata una gioia infinita. Io sto agendo determinate cose grazie a lui, cioè per lui, cioè io mi accorgo che non avrei mai pensato di avere la faccia anche tosta di venire a parlare anche qua dinanzi a voi, infatti devo ringraziare anche la mia casa editrice, però lo sto facendo perché c'è quel qualcosa di innato, io lo chiamo dall'assù, un suo segno che mi dice vai avanti e... Perché lui c'è, è la mia presenza assenza, quindi lui c'è e ci sarà sempre, c'è stato e ci sarà sempre. Abbiamo una bambina stupenda, quindi... Io l'ho notato anche sulla tua mano sinistra, che c'è ancora. Sì. L'ho notato già prima, è là, è con te. Sì, quindi, e poi soprattutto è qua. E poi dopo lo vedo giornalmente nel sorriso della nostra bambina, quindi, che è come lui, nel senso che ha questa serenità. L'umiltà. Mio marito era molto, molto umile. E io sto cercando di imparare appunto l'umiltà, perché comunque ti dà l'input, ti dà anche la voglia di andare avanti. La tua presenza in questo momento è ricca di umiltà, ricca di forza. Grazie. E per questo noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Della tua testimonianza, del tuo libro, che sarà una testimonianza per tutte le persone che vorranno leggerlo, ma soprattutto per l'umanità, e che è soprattutto ancora per persone che un giorno si ritroveranno nella tua situazione. Credo sarà un grande supporto. Grazie ad Elisa Nizzoli, grazie davvero. Grazie a voi, grazie.